Buongiorno a tutti, chiedo scusa per il ritardo, ma insomma sono giornate piene. Con grande piacere oggi ho aderito all'invito che mi è stato fatto di essere qui oggi a un evento che credo particolarmente significativo per molti motivi. È chiaro che qua io porto la voce e l'esperienza dell'università, per cui nelle mie rapide parole mi focalizzerò soprattutto su quello, ma al di là della oggettiva importanza di ricordare un momento storico, anche non solo per la storia dell'umanità ovviamente, ma anche di quella che è stata la storia dello sviluppo dell'interpretazione simultanea, che ricordo ha visto in Trieste la prima sede universitaria in cui è stato attivato un corso, ancora oggi assolutamente apprezzato e con grandissima capacità di attrazione. Credo che unire l'occasione, se non sbaglio è la terza volta che si torna in Italia con questa esperienza, ma la prima volta su Trieste, sia particolarmente significativo. Dal nostro punto di vista è particolarmente significativo che si tratti anche di un'esperienza, di un'occasione che avrà una durata, una struttura più importante, quindi ha unito anche tutta una parte culturale di formazione particolarmente rilevante, ma anche che unisce alcuni degli aspetti strategici e su cui puntiamo molto nell'ambito della nostra attività universitaria, cioè che, cosa non comune, si sono messi insieme diverse competenze, diverse afferenze. Sono tre i dipartimenti della nostra università che hanno lavorato insieme su questo. C'è una forte componente internazionale e c'è una grandissima partecipazione anche degli studenti. Ecco, questo al di là dell'importante e profondo significato intrinseco, credo che questo evento e gli eventi correlati portino in sé la vera essenza dell'università, cioè avere in sé, ricordare e riconoscere la storia, portare dentro di sé una capacità di formazione sui valori fondanti della nostra umanità e trasmettere questo ai nostri studenti, che molto spesso si dimostrano ancora migliori di come siamo noi. Grazie e grazie dell'invito. Ringraziamo il magnifico rettore e adesso vorrei dare la parola alla direttrice della biblioteca Stelio Crise, la dottoressa Francesca Ricchetti. Buonasera al mio e dei colleghi della biblioteca statale. Non è un caso che l'inaugurazione avvenga alla vigilia della celebrazione della giornata della memoria. A me piace pensare, in questi giorni così ci pensavo, che questa possa essere una risposta, non so, immagino ricordiate, di quell'appello che i firmatari tra Liliana Segre e Camilleri hanno rivolto nel manifesto in difesa della storia, in cui invitavano appunto partiti, governo, istituzioni pubbliche, associazioni private a proteggere e far progredire quel bene comune che è la storia. E il fatto che abbiate affidato le visite guidate agli studenti del primo anno del corso magistrale in interpretazione di conferenze, a me sembra un modo concreto di svolgere quel compito che spetta a noi adulti di accompagnare i giovani nello studio della storia, insegnando che la ricostruzione storica si basa su un procedimento scientifico, analizza con rigore i fatti, confronta le diversità delle interpretazioni per arrivare alla conoscenza. Perché mi permetto di usare le parole di Primo Levi, che sono note a tutti, se è impossibile comprendere, è necessario conoscere, perché ciò che è accaduto può ritornare.
E poi la frase continua con: le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate, anche le nostre. Permettetemi infine un doveroso ringraziamento ai colleghi della biblioteca, perché la biblioteca in questo momento è arrivata ai minimi storici di personale in servizio, e però non smette mai di rispondere ai suoi compiti, e questo è proprio grazie alla determinazione, alla disponibilità, al senso del dovere che caratterizza veramente i pochi che sono rimasti in questo periodo. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Ricchetti e adesso vorrei dare la parola alla direttrice vicaria del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, che è il dipartimento proponente, la professoressa Marella Magris. Buonasera a tutte e tutti. Intanto desidero portarvi i saluti del direttore del Dipartimento, il professor Giampaolo Dolso, che purtroppo per un impedimento non ha potuto raggiungerci qui oggi. Ma voglio portarvi i saluti anche di tutti i membri del Dipartimento. Tutti noi siamo stati onorati di poter coordinare questa iniziativa che nelle sue varie componenti, nei suoi vari tasselli è in linea con le anime del nostro Dipartimento, che è unico in Italia, come potete vedere dal nome, si compone di due sezioni diverse ma che collaborano e interagiscono. La sezione di scienze giuridiche e quella linguistica, diciamo, di scienze del linguaggio, della traduzione e dell'interpretazione. Quest'ultima è, per così dire, la discendente della Scuola Superiore di Lingue Moderne per interpreti e traduttori, che a sua volta affonda le radici negli anni 50, dunque un periodo molto vicino a quello degli eventi di cui tratta la mostra. Anche per questo è motivo di soddisfazione che la mostra venga ora ospitata a Trieste, che, come ha già detto il magnifico rettore, è stata la città dove si è sviluppato il primo polo italiano per la formazione degli interpreti e dei traduttori. Quindi, così esagerando un po', possiamo dire che questi inizi, questi primi passi verso la professione dell'interprete in senso moderno, questi inizi tratteggiati, illustrati nella mostra, sono un po' anche i nostri. E poi siamo lieti che questa iniziativa, la mostra in particolare, nel concentrarsi sulle biografie degli interpreti, metta in luce finalmente una professione che, nonostante le elevate competenze e risorse cognitive richieste, rimane molto spesso in ombra, anche in un contesto di estrema delicatezza e di importanza strategica come è stato il processo di Norimberga. Ora la mostra, appunto, diciamo, pone rimedio, porta più luce in quest'ombra, diciamo, e poi gli approfondimenti giuridici proposti negli eventi collaterali, che sono anche il frutto della collaborazione con l'altra sezione, la sezione di scienze giuridiche, ma anche con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, e gli approfondimenti storici, letterari, filosofici che sono nati dalla collaborazione con il DISU, ci fanno conoscere meglio questo contesto e ci consentono di collocare le singole storie nella storia. Ora io non voglio più portare via ulteriore spazio agli interventi successivi, però ci tengo a ringraziare il collega Pontrandolfo, la collega Riccardi, la collega Falbo in particolare, per l'impegno che hanno profuso in questa iniziativa. Un'iniziativa che abbiamo ritenuto
così importante da inserirla nel piano strategico del nostro Dipartimento. E quindi desidero veramente ringraziarli di nuovo anche a nome del direttore. E niente, desidero anche naturalmente augurare alla mostra e a tutta l'iniziativa nel suo complesso il successo che meritano. Grazie. Buongiorno a tutti. A me spetta adesso il compito di introdurre il prossimo relatore. Si tratta di Stefano Marrone, un interprete che noi conosciamo da anni, insomma, che ha un curriculum veramente lunghissimo. È stato per molti anni interprete traduttore presso la Camera dei Deputati. Attualmente è capo dell'ufficio interpreti traduttori della Camera dei Deputati. Inoltre è stato fino all'anno scorso presidente dell'AIC Italia. E colgo l'occasione per ringraziare l'AIC Italia, che è uno dei quattro organizzatori di questa mostra. Siamo in quattro co-organizzatori. La mostra, dico un paio di parole su questo, la mostra è stata ideata dalla IC Germania, la IC è l'Associazione Internazionale degli Interpreti di Conferenza, e poi visto l'interesse che ha destato la prima mostra che è stata tenuta nel 2013, è stata fondata una associazione per l'approfondimento delle conoscenze sulla storia degli interpreti, su chi sono stati i pionieri nell'interpretazione, su come si sono cambiati, insomma, su vari aspetti della professione dell'interprete, per quanto riguarda anche il punto di vista storico. Quindi alla signora Elke Lindberger-Katsumi, che è l'ideatrice di questa mostra, desidero esprimere un sincero ringraziamento per tutto il lavoro che ha fatto e anche come ci ha affiancato in questo periodo. È stata veramente sempre presente, molto vigile, preziosa, con molti suggerimenti. Ringrazio moltissimo anche la IC Italia, che appunto nella persona di Stefano Marrone, ma anche dell'attuale presidente Giovanna Francia e di Cristina Finotti, e voglio ringraziare qui anche le due interpreti che stanno interpretando attualmente via Zoom, che sono invece Fulvia Tassini e Sara Cuminetti. Ecco, a lei Italia va anche un mio particolare ringraziamento. Detto questo, vorrei passare volentieri la parola adesso a Stefano Marrone. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Il dispiacere di non essere tra di voi è grande. Trieste mi è cara, la facoltà mi è doppiamente cara. Spero che mi sentiate bene. Sentiamo. Bene. Saluto e ringrazio il rettore, professor Di Lenarda, per l'attenzione che ha voluto dedicare a questa pagina poco nota della storia, direi, dell'umanità, ma in particolare della nostra professione. Ringrazio la professoressa Riccardi per aver condotto in porto questo progetto che richiede appunto un vasto coordinamento nazionale e internazionale. Ringrazio il professor Pontrandolfo che ci ha accompagnato per tutta questa vicenda, e vi porto i saluti di Elke Lindberger-Katsumi, la madre, la madrina morale di questa mostra, di questa avventura, che mi ha scritto proprio poc'anzi con i suoi auguri affettuosi e il saluto caloroso. Infrango il protocollo perché non saluto tutti i relatori, ma voglio mandare un saluto particolare alla professoressa Caterina Falbo e alla presidente Daniela Amodeo, con le quali abbiamo una lunga storia di collaborazione. Adesso condivido la mia presentazione. Eccola. E iniziamo subito pregando la regia di mandare in onda un audio, un'intervista fatta a Peter Less,
uno appunto degli interpreti di Norimberga. Voglio dire anticipatamente che le vicende biografiche che vi presenterò sono tutte relative, ovviamente sono pochi rispetto al grande, al numero degli interpreti. Sono vicende particolarmente significative dal punto di vista umano e anche etico, in qualche modo. Si tratta o di perseguitati politici o di colleghi interpreti di famiglia ebraica, tutti duramente colpiti nelle loro famiglie, nei prossimi, dall'Olocausto. Ma per, diciamo, le vicende biografiche dettagliate, vi invito tutti quanti poi ad andare a guardare i pannelli della mostra. Se si può mandare adesso in onda l'audio. Into the microphone, which was stationary in those days, not comfortable and convenient as we have today. And we had to listen to the speaker and within very few seconds give that same speech in another language, preferably with the same intonation, with the same or similar emotional tone, be conciliatory or be outrage, mimic the speaker to the best of our ability, so that the thoughts in the head of the speaker would be the thoughts implanted into the head of the listener. That was the purpose. Riprendo la mia presentazione. Eccoci, ci vogliono, sono un po' di operazioni. E quello che volevo dire adesso, la lezione morale, etica, deontologica dei colleghi e delle colleghe che io vi presenterò si comporrà via via che sentiremo le singole testimonianze. Non vorrei metterci troppo del mio, ma vorrei che queste testimonianze venissero in qualche modo percepite da ciascuno di voi autonomamente. E quello che ci diceva Peter Less, ripeto, la cui famiglia è stata durissimamente colpita, quindi questa disponibilità a trasferire i pensieri di chi parlava, e dobbiamo renderci conto che chi parlava, diciamo, si alternavano giudici, avvocati, imputati, quindi alti dirigenti nazisti, vittime, e queste, appunto, queste parole, questi pensieri venivano per la prima volta trasferiti simultaneamente da Peter Less, dalle sue colleghe e dai suoi colleghi. Prima di entrare in cabina, prima di iniziare il lavoro da interpreti a Norimberga, gli interpreti dovevano prestare questo giuramento, no? Giuro solennemente, giuri solennemente che con verità e fedeltà interpreterai al meglio delle tue capacità con l'aiuto di Dio, lo giuro. Quindi un giuramento molto solenne. Quindi l'interprete di Norimberga, come è stato già accennato, c'è un filo ininterrotto che collega questi pionieri alla professione moderna. Molti di questi interpreti saranno poi tra i fondatori di AIC, ma quello che mi preme dire è che in questa vicenda si crea una coincidenza, un intreccio, credo abbastanza unico, di vicende biografiche, storiche, giuridiche, linguistiche ed etiche. Questa era Norimberga, questo era il contesto, il quadro in cui si svolgeva il processo, quindi una necessità di ricostruzione materiale e morale. Il processo l'organizzazione del processo fu affidata da Truman, al presidente Truman, a Robert Jackson, che era un giudice della Corte Suprema. Siamo nel 1945. E dalle testimonianze lasciate dal giudice Jackson emerge molto spesso questa sua preoccupazione
di essere responsabile di un processo in quattro lingue. Le potenze, diciamo, vincitrici volevano che l'opinione pubblica mondiale fosse persuasa della garanzia di un giusto processo, la garanzia appunto alla difesa degli imputati, nonostante l'enormità, diciamo, dei crimini contro l'umanità, concetto che ancora non esisteva, quello di crimine contro l'umanità, che in realtà è nato a Norimberga. In realtà, quindi, il pericolo, il rischio, diciamo, nei confronti della pubblica opinione. Pubblica opinione mondiale, che era veramente con gli occhi puntati su Norimberga. Se vediamo i giornalisti accreditati, vediamo Willy Brandt, Ernest Hemingway, Steinbeck, Erika Mann, soltanto per citare alcuni nomi di coloro che seguivano come corrispondenti il processo di Norimberga. E l'importanza appunto della parola, la responsabilità della parola, ecco, questo ovviamente è una notizia di stampa successiva, però la Süddeutsche Zeitung, nel commentare una delle edizioni della mostra, inizia dal titolo: nel processo del secolo si combatté letteralmente parola per parola. E alla conclusione di questa esperienza, Robert Jackson dirà che il sistema utilizzato rendeva i partecipanti quasi inconsapevoli della barriera linguistica. Barriera linguistica. Barriera linguistica era veramente particolare, inedita, nel senso che i concetti e le azioni che venivano descritti da varie angolazioni, quindi da pubblico ministero, avvocato difensore, imputato, vittima, erano azioni così inconcepibili che non esistevano in altre lingue. E ricorre in tantissime testimonianze l'idea dell'indicibile, no? Das unsagbar. Ma c'erano ovviamente barriere anche culturali, noi lo sappiamo che la lingua non esiste mai in astratto, anche se qui ci sono anche dopo delle costruzioni linguistiche che brevissimamente toccheremo. C'era il problema di creare un contatto tra le diverse scuole giuridiche, no? Common law e il diritto continentale. Gli interpreti avevano voluminosi glossari di termini giuridici, di procedura, e poi c'era questa sovrastruttura linguistica, burocratica del nazismo, che mischiava un cinismo brutale con degli eufemismi burocratici che la rendevano ancora più agghiacciante. Non mi soffermo troppo su questa diapositiva, che ovviamente è più direttamente apprezzabile dai colleghi, dagli studenti che conoscono il tedesco. Soltanto l'ultimo trattino, che inizia con Sachverhalt, molto brevemente, questo è una, appunto, una frase tratta da un verbale: fattispecie idonee ad essere estirpate senza distinzione tra le persone attraverso procedure, diciamo, spietate, le più spietate possibile. Le fattispecie sono ovviamente delle persone, diventano fattispecie. Se andiamo a vedere il verbo ausmerzen, vediamo che nella ricchezza del campo semantico abbiamo togliere le erbacce, eliminare gli animali più deboli di un gregge. Quindi in una sola parola viene racchiusa, no, tutta un'ideologia. Queste diapositive ovviamente non voglio e non posso rubare il mestiere agli storici, è solo per far vedere che tutto avveniva portando la cuffia e ascoltando la traduzione e venendo tradotti. Anche il momento ovviamente cruciale, solenne e drammatico comunque, no, del verdetto, gli imputati hanno ascoltato il verdetto attraverso la voce dell'interprete. Abbiamo appena, diciamo, incontrato Peter Less, proviamo a accostarci un attimo più da vicino a Siegfried Rammler, che ha più di altri, dopo Norimberga, svolto un'attività di conferenziere, insomma ha raccontato di più.
la sua esperienza. Anche lui, l'abbiamo già detto, tutti sono stati duramente colpiti negli affetti più vicini, e lui in particolare era stato assegnato agli interrogatori di Hans Frank, un dirigente nazista particolarmente efferato. E quando la domanda, ma cosa sentiva, cosa provava, lui dice no, non era una questione emotiva. Io, la mia priorità era lavorare, fare un buon lavoro, rendere bene termini a me non noti, cercare la precisione, e eravamo lì per interpretare, non per giudicare. E quindi, di nuovo, c'è questo paradosso, no? Che le persone, questi colleghi, che mi onoro di chiamare colleghi, debbono rendere con precisione e in maniera imparziale gli orrori che vengono descritti nel processo, raccogliendo questa sfida linguistica. Stefan Priasel, anche lui è un perseguitato politico, 11 mesi in campo di internamento, e ci racconta una testimonianza che probabilmente solo gli attori e gli interpreti possono realmente comprendere, cioè questo fenomeno di immedesimazione, soprattutto quando un oratore viene interpretato per un lasso di tempo più lungo, il fatto di dare spazio, no? Spazio cognitivo, spazio emotivo, appunto gli parla un fenomeno di spersonalizzazione, una identificazione paradossale con una persona che per lui era aberrante, no? Ripugnante. E questo per lui è il momento in cui lui era stato scrittore, attivista, sente che è diventato un interprete. Una persona a me personalmente cara è Genia Rosoff, vedete la freccia, interpretava dal russo verso il francese, anche lei in campo di internamento come prigioniera politica. E interessante la testimonianza di un'altra collega che poi diventerà AIC, lavorerà anche per le istituzioni europee, che riferisce della sua grande ammirazione per Genia Rosoff, non soltanto per la grande competenza linguistica e professionale, ma anche per la forza dimostrata nel fornire, nel garantire una traduzione imparziale a, diciamo, coloro che l'avevano, appunto, ai suoi aguzzini. E quindi qual è, per cercare di trarre un po' le fila, la lezione che possiamo trarre oggi dagli interpreti di Norimberga, no? Soprattutto come interpreti, ma credo che anche altre professioni possano trovare qualcosa di utile per i loro codici deontologici. Quindi l'interprete interiorizza di volta in volta diversi punti di vista, in qualche modo rinuncia alla sua soggettività, ma al tempo stesso mette a disposizione tutta la propria, diciamo, ricchezza interpretativa. E il giuramento che abbiamo visto, quel solenne giuramento di oggi, nei codici deontologici attuali, no, il codice di AIC si parla di doveri di lealtà, doveri di integrità, doveri di fedeltà, ovviamente in quel contesto c'era una solennità ben diversa, cioè questo quadro, questa cornice deontologica consente di rielaborare, di far confluire le proprie esperienze personali in un'opera costruttiva, no? Aiutare a dire la giustizia. Concludo, è stata citata da una delle redattrici precedenti la Costituzione, e l'articolo 111 in qualche modo riprende quest'idea che l'imputato o il partecipante a un processo ha diritto a una buona interpretazione, per appunto fornire tutte le garanzie del giusto processo. Vi ringrazio. Grazie Stefano, è stato un intervento molto puntuale, illuminante anche su certi aspetti, ci fa veramente sentire queste persone vicine.
Anch'io tante volte ho pensato proprio a cosa doveva essere trovarsi in quella situazione, avere davanti queste persone, sapere cosa avevano fatto, sentire cosa avevano fatto. In particolare mi aveva colpito anche quando raccontavano che hanno mostrato i filmati, una volta usciti i filmati degli americani che sono arrivati nei campi di concentramento, li hanno mostrati proprio per la prima volta al processo di Norimberga. Quindi posso immaginare, diciamo, la pressione anche, soprattutto psicologica che dovevano provare queste persone a vedere queste immagini, così come l'hanno provata naturalmente tutti gli altri che erano presenti. C'era fra gli imputati chi voltava la testa, chi faceva finta di non vedere, però c'erano anche i giornalisti, c'era tutto un grande pubblico, perché il processo di Norimberga è stato comunque un grande evento mediatico. Evento mediatico che ha avuto poi l'input di nuovi mezzi tecnologici, fra cui appunto questa messa a punto, dell'impianto di interpretazione simultanea, ma anche proprio invece per quanto riguardava le trasmissioni, la radio, la televisione. Grazie. Grazie quindi Stefano per questo intervento che ci ha aperto proprio gli occhi su questo processo. Adesso desidero passare la parola invece alla collega dell'Associazione degli Interpreti della Slovenia, Andrea, io spero di dire il nome abbastanza bene, Skarlovnik, che parlerà appunto a nome, è la presidente dell'Associazione degli Interpreti della Slovenia e fa un intervento perché il quarto co-organizzatore di questa, di questo evento, di questa mostra, è appunto l'Associazione degli Interpreti della Slovenia. Quindi le prego di prendere posto. Sì, va bene. La dottoressa Skarlovnik Sir parlerà in sloveno e avremo quindi l'occasione per dare, così per chi non l'avesse visto o insomma, non fosse abituato a vedere, cos'è una consecutiva. La consecutiva verrà poi presentata dalla signorina Ivana Sarazin, che è una studentessa dell'Università di Lubiana. Noi come Dipartimento abbiamo degli ottimi rapporti con l'Università di Lubiana, ma penso che li illustrerà proprio la collega, e quindi siamo molto contenti di dare così, anche oltre ad avere un discorso, anche una dimostrazione dell'interpretazione consecutiva, che era quella forma di interpretazione che veniva prevalentemente utilizzata prima che ci fosse una maggiore diffusione dell'interpretazione simultanea. Quindi prima avete sentito brevemente anche una descrizione, si tratta appunto di, verrà fatta con pezzi di discorso per non avere dei tempi troppo lunghi di intervento, e quindi niente, do volentieri la parola alla collega. Dober dan, najlepša hvala za povabilo v to prečudovito knjižnico na ta dogodek in najlepša hvala gospa Ricardi, profesorica Ricardi za to prijazno predstavitev. In moram reči, da je moja današnja čast to, da sem prvič tudi sama tolmačena. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito, vi ringrazio, sono felice di essere qui in questa stupenda biblioteca. Ringrazio specialmente la professoressa Riccardi e devo dire che sono anche onorata di essere interpretata per la prima volta. Če dovolite, bi povedala najprej nekaj besed o našem slovenskem združenju. Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino profesionalno združenje strokovnih tolmačev in imamo med člani kakšnih 75% vseh usposobljenih tolmačev v Sloveniji. Prima vorrei dire qualche parola sulla nostra associazione. La ZKTS è l'unica associazione professionale degli interpreti di conferenza in Slovenia e comprende circa 3/4 di tutti gli interpreti professionali del paese. Letos bomo praznovali 50. obletnico, na kar smo seveda izjemno ponosni.
ampak pred dobrimi 4 leti, ko smo praznovali 45 let in tudi, ko je AIK, mednarodno združenje, obeležilo 60. obletnico obstoja, smo se domislili ideje, da bi to proslavili z to razstavo, s to, da bi postavili razstavo o nirnberških procesih, ki je potem gostovala kar na 4 lokacijah v Sloveniji. Quest'anno siamo quindi molto fieri di festeggiare il nostro cinquantenario. 4 anni fa, invece, in occasione del nostro 45esimo anniversario e del 65esimo anniversario dell'AIC, abbiamo pensato di organizzare una mostra sui processi di Norimberga in ben 4 località diverse in Slovenia. No, izkazalo se je, da je bila ta zamisel zelo dobra in tudi ob tej razstavi smo organizirali tudi konferenco in že odziv referentov na to konferenco je bil odličen. Na njej so sodelovali direktor Nirnberške akademije oziroma Akademije za Nirnberška načela, potem tudi predstavniki slovenskega in mednarodnega sodstva, tudi predsednica ustavnega sodišča, seveda tudi predstavniki AIK-a, slovenskih tolmačev in ne nazadnje uporabniki naših storitev. L'evento contribuì molto alla visibilità della nostra professione e ci fu anche una conferenza che accompagnò la mostra a cui parteciparono illustri ospiti, tra cui ricordiamo il direttore dell'Accademia Internazionale dei Principi di Norimberga, rappresentanti della giustizia internazionale e slovena, tra cui la presidente della Corte Costituzionale slovena, rappresentanti dell'AIC, quindi della nostra professione, ma anche nostri clienti istituzionali. Dovolite da se ob tej priložnosti še enkrat znova res lepo zahvalimo kustosini gospe Elke Limberger Kacumi in društvo Konferenz Dolmetschern Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ki sta to razstavo zasnovala in od takrat, ko smo postavili v Sloveniji, sta jo dopolnila z novimi podatki, dodatnimi gradivi in, kot smo danes videli, s prekrasnim posnetkom. Colgo l'occasione per rinnovare i ringraziamenti alla curatrice Elke Limberger Kacumi e all'associazione Konferenz Dolmetschen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, autori della mostra, che l'hanno arricchita con nuove scoperte, dati e materiali. Torej, ta razstava je v Sloveniji naletela na lep odziv in tudi povečala prepoznavnost našega poklica, ampak že takrat smo razmišljali, da bi bilo zelo lepo, če bi lahko panoje še enkrat izkoristili ali pa večkrat izkoristili morda v večjezičnem prostoru. In veseli smo, da se to danes resnično uresničuje in to v odličnem sodelovanju z oddelkom za pravo in prevajalstvo Univerze v Trstu in združenjem AIK Italija, da lahko otvorimo to res pomembno razstavo za naš poklic. Visto il successo della mostra in Slovenia 4 anni fa, nacque già allora l'idea di riutilizzare questi pannelli sloveni magari in territori bilingui. Siamo lieti che il nostro desiderio si sia avverato ed inaugurare oggi questa importante mostra, frutto dell'eccellente cooperazione con il Dipartimento USLIT dell'Università di Trieste e con AIC Italia. Torej, vsi vemo, da je ta konferenca oziroma ta razstava bila postavljena že na najrazličnejših koncih sveta, v New Yorku, Francisku, v Ženevi, Strasburgu in tudi seveda v Moskvi. Danes, od danes naprej pa bo na voljo tudi prebivalcem Trsta in širši okolici. Zavedamo se, da tukaj živi res močna slovenska skupnost, da se tu poučuje slovenski jezik in to celo na ravni najbolj specializiranih jezikovnih uporabnikov. Questa mostra è già stata allestita in varie città del mondo, per esempio New York, San Francisco, Ginevra, Strasburgo e Mosca, e oggi è disponibile anche a Trieste, dove sappiamo vive anche una forte comunità slovena e dove lo sloveno viene insegnato a tutti i livelli, anche per profili linguistici specializzati. Tržaška šola za prevajanje in tolmačenje je bila ena prvih šol, ki je sploh omogočila torej študij slovenščine poleg graške šole v Avstriji. In kolegi, ki so študirali tukaj pri vas, so se res izkazali, so naši zelo dragoceni kolegi, so priznani v Sloveniji tudi na mednarodni ravni zaradi svoje strokovnosti in profesionalnosti. La Scuola Interpreti di Trieste fu una delle prime
insieme a quella di Graz in Austria, ad offrire la formazione in interpretazione con lo sloveno come lingua di studio. I colleghi ex studenti della SLIMIT sono oggi importanti membri della comunità degli interpreti, sia slovena che internazionale, apprezzati per le loro ampie conoscenze, vasta esperienza e professionalità. Pozdravljamo tudi ustanovitev Urada za slovenščino, ki skrbi za standardizacijo jezika, za enako uporabo slovenskih izrazov in tudi za to, da bi se raven slovenščine dvignila v čezmejnem prostoru. Moram reči, da tudi sama večkrat prosim za njihovo pomoč in so res kontaktna točka za vse jezikovne uporabnike in se lahko na nje obračamo z vsemi jezikovnimi vprašanji, ki jih imamo. Celebriamo invece la fondazione dell'Ufficio Centrale per la Lingua Slovena, che si occupa della standardizzazione della terminologia, contribuendo ad alzare il livello di accuratezza dello sloveno nelle zone di confine. Ammetto di usufruire anch'io a volte dei loro servizi, in quanto l'ufficio funge da punto di contatto per consulenze linguistiche anche agli utenti della Slovenia. Kot Slovenci moramo seveda omeniti tudi dejstvo, da je bil narodni dom vrnjen slovenski skupnosti in to, da je šola za tolmače domovala prav v narodnem domu in je s tem svojim delovanjem utrjevala dobre odnose med slovensko in italijansko skupnostjo, se nam zdi res prelepa simbolika. Zdaj si res želimo, da bi šola lahko nadaljevala s tako kakovostnim delom v ustreznih prostorih, ki bodo veliko zadovoljstvo tako osebju kot tudi študentem. In quanto sloveni non possiamo non menzionare il Narodni Dom, che è stato restituito alla comunità slovena dopo essere stato a lungo sede della scuola interpreti. In questa funzione ha contribuito simbolicamente a consolidare i rapporti tra la comunità slovena e italiana. Auspichiamo quindi che l'attività della scuola possa continuare con successo nella sua nuova sede, garantendo soddisfazione tanto ai docenti quanto agli studenti. Poleg tega smo tudi zelo veseli, da se poglabljajo že sicer dobri odnosi in kolegijalni odnosi med Univerzo v Ljubljani, Mariboru in Univerzo v Trstu. Po več letih prizadevanj bosta Univerzi v Ljubljano in Trstu kmalo sklenili dogovor o skupnem magisteriju o prevajanju. In profesorica Ricardi je že tako ali tako večkrat gostovala tudi v Univerzi v Ljubljani v sklopu mobilnosti učiteljev in tudi pri številnih drugih publikacijah je to sodelovanje res odlično. Siamo inoltre felici di notare un approfondimento degli ottimi rapporti tra le università slovene di Ljubljana e Maribor e l'Università di Trieste. È quindi per noi un immenso piacere che a breve l'Università di Trieste e Ljubljana inaugureranno un doppio diploma di laurea magistrale in traduzione. E anche la professoressa Ricardi, nell'ambito della mobilità dei docenti, è già stata ospite presso la nostra università, oltre ad aver anche collaborato nella stesura di alcuni articoli e pubblicazioni. In če se vrnem k razstavi, organizatorjem je bilo v teh izjemno težkih časih, so uspeli pripraviti prelepo postavitev z bogatim spremljevalnim programom predavanj, ki jih bodo imeli vrhunski strokovnjaki. Prepričani smo, da bo vsak res našel kaj, kar bi ga med temi predavanji zanimalo. Hvaležni smo tudi, da ste lahko med govornike vključili članico Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije, gospo Željo Cilenček-Bončina, in morda boste imeli čas prisluhniti njenemu predavanju z naslovom Nirnberški procesi in sodno tolmačenje nekoč, danes in v prihodnosti. Tornando ora alla mostra. Nonostante questi tempi difficili, le organizzazioni hanno allestito una mostra stupenda, arricchita da un programma di incontri con esperti di massimo livello, in cui ognuno potrà trovare qualcosa di suo interesse. Siamo lieti anche che abbiate incluso nel programma il contributo di una nostra socia, Želja Cilenšek-Bončina, e speriamo che possa interessarvi la sua conferenza dal titolo Il processo di Norimberga e l'interpretazione giudiziaria, passato, presente e futuro. Če sklenem, res hvala lepa za to povabilo, za ta krasen dogodek in res bomo zelo veseli, če se bo naše odlično sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje in morda bomo lahko to razstavo kdaj videli tudi v trojezičnem prostoru, morda v Celovcu ali kje drugje. Najlepša hvala za pozornost.
Per concludere, vorrei ringraziarvi ancora per l'invito e spero potremo ancora collaborare in futuro, forse organizzando insieme una mostra nell'ambiente trilingue, per esempio a Klagenfurt. Grazie mille. Grazie per questo intervento. E, speriamo sì di organizzare ancora qualcosa insieme. Abbiamo già parlato anche con la collega Jana Weber di questa possibilità e penso che appunto sia nell'interesse di tutti utilizzare quello che già è stato fatto. Quindi grazie anche per questo intervento e per le belle parole per la nostra università e per il nostro dipartimento. E grazie naturalmente anche alla traduzione che abbiamo avuto da Ivana. Vado in là. Adesso tocca a noi dire qualcosa, quindi a me presentare la collega Alessandra Riccardi che ci racconterà un po' il percorso che ci ha portato qui oggi. Vi do ufficialmente il benvenuto nel momento in cui sono a parlare. E desidero dare anche un benvenuto particolare al signor Salonicchio, il presidente della comunità ebraica. Siamo molto lieti di avere la sua presenza qui oggi in questa occasione. Devo dire che sono particolarmente lieta di vedere anche tante persone che conosco, che mi hanno accompagnato negli anni e che hanno seguito anche in questo ultimo periodo l'evoluzione di questo progetto. Un progetto che è nato già da un po' di tempo, vale a dire iniziava più di 2 anni fa, su iniziativa della collega Falbo, e erano stati presi i contatti appunto con le diverse associazioni, sia quella in Germania, sia la IC Italia e anche con l'associazione della Slovenia. Poi è scoppiata la pandemia e abbiamo bloccato bene o male tutto quanto per un po' di tempo, anzi per diversi mesi. Siamo arrivati nell'autunno del 2020, abbiamo ripreso pensando sarà abbastanza il momento per andare avanti, dopo un po' abbiamo avuto un'altra interruzione sempre a causa della pandemia. Poi finalmente invece nella primavera dello scorso anno abbiamo potuto iniziare a concretizzare questo progetto. Un progetto che appunto è per noi come dipartimento e come sezione di studi di lingue moderne in interpretazione e traduzione particolarmente interessante perché, come è già stato detto anche da altri, la scuola interpreti, come la chiamiamo familiarmente ancora, è nata negli anni 50, per l'esattezza con l'Istituto di Lingue Moderne per Traduttori e Interpreti nel 53. E nel 54 sono iniziati i primi corsi, che hanno avuto i primi diplomati poi nell'anno accademico 56-57, e quindi la presenza, diciamo, dell'interpretazione a Trieste è una presenza di lunga data. Siamo stati la prima facoltà in Italia, a livello universitario quindi abbiamo rappresentato sempre un qualcosa che aveva un legame molto stretto con l'interpretazione. Abbiamo iniziato, dicevo, a concretizzare questo progetto e vorrei innanzitutto anche ringraziare tutti gli aiuti che abbiamo avuto da parte dell'Ateneo, naturalmente nella persona del magnifico rettore, ma soprattutto anche da parte degli uffici della comunicazione, della divulgazione scientifica. Nella persona in particolare del dottor Piani, della dottoressa Tosoni, delle sue collaboratrici e anche per l'ufficio comunicazione la dottoressa Aurora Fantin, la dottoressa Cristina Perini, scusi, sì. E dopo l'aiuto che abbiamo avuto anche dagli uffici del The Office, che nella persona di Rossella Spangaro e della signora Luciana Biecker ci hanno dato veramente una grande mano nella fase organizzativa. A questo si aggiunge la parte creativa che è stata realizzata da Divulgando nella persona del dottor Riccamboni,
Insomma, c'è stato veramente una coorte di interventi, di persone che si sono date da fare e che hanno agito con grande efficienza, con grande pazienza, a volte perché le situazioni non erano facili, e che hanno portato al risultato che vediamo oggi. Dicevo che avevamo questo stretto legame da sempre a Trieste con l'interpretazione, ma forse la cosa da dire è che negli studi di interpretazione la parte storica è arrivata un po' in ritardo. Diciamo che ci sono stati altri filoni di studi che guardavano all'aspetto cognitivo dell'interpretazione, guardavano alla scuola di Parigi che aveva la teoria del senso, e la storia degli interpreti era relegata in secondo piano. C'erano stati alcuni articoli, ma poca roba, insomma, fino a quel momento. E negli anni 90, in particolare, è stato pubblicato un libro di Francesca Gaiba che si intitola per l'appunto Le origini dell'interpretazione simultanea, il processo di Norimberga. Pubblicato nel 98, questo libro ha fatto quasi da apripista per tutta una serie poi di approfondimenti, di interessi, di ricerche sulla vita, sul ruolo degli interpreti nella storia. Ricerche che non sempre sono facili, perché l'interprete è una figura di secondo piano. Quindi dell'interprete non si parla in genere, si parla dei personaggi che lui ha accompagnato, si parla dei personaggi appunto a cui lui ha dato la sua voce. E pertanto, forse anche per questo motivo, non se ne sapeva tanto. Quindi tanto più questa mostra che ha fatto queste ricerche approfondite sulle biografie di 50 interpreti che hanno lavorato al processo di Norimberga. Ce ne sono stati sicuramente molto di più, come tantissimi anche erano i traduttori che hanno lavorato in quell'occasione, perché la preparazione del processo ha richiesto la traduzione di un'infinità di documenti. E c'è anche una fotografia che vedrete esposta, dove si vede proprio una sala coperta di carta, che erano tutte le traduzioni che venivano fatte. Ma non solo le traduzioni, quello che veniva interpretato doveva essere controllato, perché c'era naturalmente anche il bisogno di essere sicuri di quello che veniva fatto. La simultanea era abbastanza nuova, quindi c'erano dei timori su quello che poteva essere realizzato. Pertanto il sistema di equipe che si alternavano, erano tre equipe di 12 interpreti che si alternavano nell'interpretazione, due equipe al giorno, la terza equipe era a riposo, perché l'impegno era molto forte. Delle due equipe, una lavorava in cabina, tre interpreti per ogni cabina, quindi 12 interpreti, l'altra equipe invece era in una sala accanto, era collegata, comunque poteva sentire con la sala del procedimento e poteva intervenire nel caso ci fossero delle difficoltà, ci fossero dei problemi. Finito il turno di lavoro, tutto quanto era stato stenografato, veniva trascritto e veniva anche poi controllato anche dagli interpreti. Quindi è stata veramente una fatica, penso, enorme da parte dei traduttori da un lato e da parte degli interpreti. Diciamo che la cosa interessante per noi è scoprire quello che è stato fatto e come veniva fatto, e che ha potuto dare un punto di confronto, un punto di raffronto per le cose che riguardano la professione, quindi dal punto di vista sia deontologico e anche proprio quella su quello che è la professionalità. Ma a Norimberga è stato fatto anche una grande opera di selezione degli interpreti che dovevano avere certe caratteristiche. E anche lì, in embrione, abbiamo avuto quelle scelte, quelle decisioni, quelle possibilità di capire quali erano le persone che, seppur bilingui, o seppur traduttori, o comunque con un passato linguistico molto importante, potevano o non potevano essere adatti a fare, ad avere quel tipo di impegno e quel tipo di lavoro, appunto, da essere in una cabina di simultanea. È stato un evento epocale, un evento veramente enorme, e forse proprio la grandezza e la gravità di quello che stava succedendo e che veniva fatto ha imposto questa simultanea, no? È stata quasi forzata, perché pensate, se tutto quanto fosse stato fatto in consecutiva, per esempio, i tempi sarebbero stati veramente diversi, e anche forse, diciamo, l'immediatezza della traduzione andava persa. E quindi fu proprio Léon d'Auster, che era il capo interprete a Norimberga, a scegliere
istruito da Jackson, avevano deciso insomma che lì bisognava provare a fare la simultanea, andava fatta in larga scala perché lo richiedeva il momento. Ecco, un'ultima parola. Abbiamo visto in questi ultimi 2 anni, con il lockdown, le difficoltà a incontrarsi, ad avere appunto una vita normale, una vita anche fatta di congressi e di interpretazioni. Si è dovuto, diciamo, rivolgersi all'interpretazione simultanea a distanza, che esiste anche questa, esiste già da parecchi anni, non è che non esista, ci sono le piattaforme che permettono di realizzarla, è quello che stiamo facendo oggi qui, però la pandemia ha quasi creato un bisogno in questo senso e quindi ha forzato di nuovo una situazione. Ecco, sicuramente la simultanea distanza rimarrà, perché ormai diciamo, è difficile pensare che non verrà più fatta, però quello che sarà invece possibile sarà invece capire meglio, perché si sono visti anche i limiti in certi casi dell'interpretazione a distanza, quando sarà meglio usare una forma o l'altra forma. Ecco, quindi diciamo questo era quello che io volevo sottolineare in questa occasione. Grazie. Bene, adesso con grandissimo piacere darò la parola al collega Gianluca Pontrandolfo, giovane collega per me, perché io sono abbastanza anziana oramai, e con cui ho condiviso moltissime cose. Diciamo, ho iniziato appunto, dicevo, questa avventura così un po' in sordina, e dopo è cresciuta che non sapevamo più dove voltarci a un certo punto. E Gianluca è stato sempre bravissimo. Ecco, quindi io volevo veramente anche pubblicamente dire che lo ringrazio per la maniera in cui abbiamo potuto lavorare insieme. Grazie alla professoressa Riccardi, che ringrazio anch'io perché è un lavoro di squadra, abbiamo lavorato non soltanto noi, proprio tutti insieme. Io volevo soltanto dire 2 parole su quello che abbiamo organizzato assieme alla mostra, cioè quindi non solo la mostra, ma un qualcosa che arricchisce e integra la mostra. Abbiamo ideato questo ciclo di incontri che nasce con l'obiettivo di cogliere la molteplicità delle tematiche che si legano al processo di Norimberga, che è stato un evento epocale non soltanto per l'interpretazione di conferenza. E abbiamo chiamato questo ciclo di incontri, che parte il 16 febbraio, conversazioni, quindi conversazioni su Norimberga, a sottolineare proprio il carattere divulgativo. Non vogliamo che questi incontri siano incontri tra docenti, ma che siano uno spazio di riflessione, uno spazio in cui si possa dialogare anche con il pubblico, senza dover rinunciare al rigore scientifico. E diciamo che l'unico requisito che chiediamo alle persone che vogliono partecipare a questi incontri è che siano curiose, perché la curiosità come motore della conoscenza. Abbiamo creato questo ciclo, di cui troverete tutti i dettagli nel programma online, ma anche nei libretti che vedete circolare in questa sede, con l'idea proprio di accorciare le distanze. E l'idea di accorciare le distanze è anche l'idea stessa della divulgazione scientifica, cioè il fatto di rendere accessibili contenuti magari tecnici anche a persone non esperte. Questi incontri si rivolgono appunto alla cittadinanza, agli studenti, ma anche ai colleghi, a chiunque voglia approfondire alcuni aspetti del tema. Ci sono diverse prospettive, alcune sono state già menzionate, c'è la prospettiva chiaramente giuridica, giudiziaria, c'è la prospettiva culturale, la prospettiva letteraria, la prospettiva filosofica, la prospettiva etica, ci sono diversi punti di vista, ovviamente anche il punto di vista dell'interpretazione simultanea,
Ognuna di queste prospettive restituisce un lato, un punto di vista particolare sul tema, aggiungendo un tassello a un mosaico che è molto articolato, ed è questo a nostro avviso anche l'idea dell'interdisciplinarità, cioè l'idea che discipline diverse apparentemente lontane possano collaborare, capirsi e costruire insieme. Speriamo che queste conversazioni che abbiamo organizzato possano essere un efficace contorno alle eccezionali biografie che sono il cuore della mostra Un processo quattro lingue. E questo ciclo di eventi ha visto la partecipazione attiva e vedrà la partecipazione attiva di moltissime persone che desidero ringraziare adesso. Non faccio ovviamente tutti i nomi, ma parlo per in modo più generale. Tutte le colleghe, quindi vorrei ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che hanno generosamente accettato di condividere il loro sapere con tutti noi e che quindi parteciperanno alle conversazioni. Docenti del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Studi Umanistici e il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, ma anche, è stato menzionato prima, anche interpreti professionisti e studiosi dell'interpretazione. In particolare una delle giornate dedicata, non potevano essere dedicata all'interpretazione di conferenza, in quell'occasione, il 25 febbraio, avremo studiosi che hanno deciso di venire a Trieste dalla Slovenia, dal Belgio, dagli Stati Uniti. Stessa si menzionava prima la collega Riccardi menzionava Francesca Gaiba, che è stata la prima studiosa ad essersi occupata degli studi dell'interpretazione al processo di Norimberga, e sarà qui con noi, ha deciso che non poteva mancare e quindi sarà con noi fisicamente a Trieste. Noi siamo molto contenti di poterla ospitare, ma anche dalla Spagna, Austria, Germania e così via. Ringrazio anche le moderatrici e moderatori di questi incontri, che avranno questo compito di facilitare il dialogo, di animare, no, il dibattito. E poi chiaramente ringraziamo voi, il nostro pubblico, senza il quale non saremmo qui oggi ad inaugurare questo evento. Buona visione e buona partecipazione. Adesso chiedo alla dottoressa Amodeo di venire qui davanti. E la dottoressa Daniela Amodeo ha lavorato moltissimi anni alla Corte di Giustizia Europea come interprete, quindi ha una lunghissima esperienza in questo campo, più di 30 anni penso che hai fatto, sì. No, alla Corte di Giustizia. Più. Esattamente. Attualmente la dottoressa Amodeo è presidente di EULITA. EULITA è l'associazione che riunisce i traduttori e gli interpreti in ambito giudiziario e giuridico. Quindi è con molto piacere che do la parola alla collega. Grazie mille, grazie Cindy. Permettetemi comunque di iniziare questo mio breve intervento ringraziando appunto gli organizzatori di questa conferenza per avermi invitato a partecipare all'inaugurazione di una mostra e di un ciclo di incontri molto particolari, molto preziosi per chi si occupa di storia, di diritto e di interpretazione. Personalmente ho avuto l'occasione di visitare questa mostra, questa esposizione, alcuni anni fa proprio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e ricordo l'emozione di quei momenti. Leggere le biografie, ascoltare alcune interviste fatte ad alcuni degli interpreti presenti a Norimberga, che in quelle settimane, immediatamente dopo la fine della guerra, si erano ritrovati in un'aula piuttosto lugubre, devo dire, dalle fotografie, un'aula di tribunale, a tradurre in simultanea deposizioni, testimonianze, risposte, racconti per i quali nessuno poteva essere preparato e che andavano al di là di una qualunque immaginazione. Dicevo, ascoltare e leggere queste interviste, queste biografie fu una scoperta, ma suscitò in me anche
un'ammirazione sconfinata per quei colleghi così coraggiosi che di fatto avrebbero aperto la strada a tutti noi. Se è vero che del processo di Norimberga si è molto parlato, si è molto scritto nei libri di storia, se è vero che il Tribunale Internazionale costituito dagli alleati contro i criminali nazisti costituisce il primo esempio di questo genere, seguito poi da vari tribunali speciali ad hoc, come quello del Ruanda, dell'ex Jugoslavia ed altri, fino alla creazione nel 1998 della Corte Penale Internazionale Permanente, se è vero che la procedura a quel tempo utilizzata ha dato inizio al diritto internazionale penale, e se è vero che sono stati girati anche dei film proprio sul processo di Norimberga, non dobbiamo invece dimenticare, come già stato detto, che molto poco si è parlato di chi ha reso concretamente possibile la comunicazione tra i vari partecipanti. Tanto è vero che la mostra che sarà oggi inaugurata è la prima che ha come soggetto principale gli interpreti, la cui conoscenza delle lingue ha reso possibile che fosse chiuso con una serie di sentenze inoppugnabili un periodo terribile del XX secolo. In effetti tutti coloro che si sono avvicinati per un motivo o per un altro all'interpretazione di conferenza sono consapevoli che il processo di Norimberga costituisce il primo evento giudiziario internazionale e non solo giudiziario a livello internazionale, durante il quale sia stata utilizzata l'interpretazione simultanea quale mezzo di comunicazione fra i membri del tribunale che parlavano russo, francese, inglese e i testimoni, nonché gli accusati che si esprimevano in massima parte in tedesco. Aver deciso di utilizzare questo nuovo modo di interpretare, lasciando cadere l'ipotesi di usare l'interpretazione consecutiva, fino ad allora strumento eletto dalla diplomazia internazionale, fu dovuto certamente alla necessità di stringere i tempi, ma fu anche obiettivamente una decisione molto rischiosa, visto lo stato ancora primitivo della tecnologia disponibile, nonché la mancanza di esperienza in un contesto di quel genere, di coloro che furono chiamati a lavorare in condizioni difficilissime, sia a livello tecnico che psicologico, in un evento che ha per molti versi cambiato la storia e che ha cambiato senz'altro la storia dell'interpretazione. La tecnologia che abbiamo a disposizione oggi non ha davvero nulla a che fare con quella del 1945. Le corti internazionali ed europee, a cominciare da quella di Lussemburgo, possono vantare sistemi avanzatissimi che si sono peraltro rivelati estremamente utili in questo periodo di pandemia. Ma anche per gli interpreti di conferenza le cose sono cambiate. Coloro che oggi vanno a lavorare alle corti internazionali devono essere diplomati, devono conoscere il diritto, devono aver passato dei concorsi. Ma in cambio hanno la possibilità di preparare le udienze, di preparare i fascicoli di causa che le cancellerie di quei tribunali, di quelle corti, mettono a loro disposizione. Cosa di cui oggi invece è molto raro poter disporre se si è chiamati da un tribunale nazionale ad interpretare in un processo in cui un imputato, una vittima o un testimone non conoscano la lingua del giudice. Ogni udienza davanti a un tribunale internazionale o nazionale è per un interprete una sfida, tanto più se ci si arriva senza la minima idea di che cosa, del caso che sarà trattato, cosa che invece purtroppo avviene troppo di frequente in Italia. Quindi seguire una formazione sulle tecniche dell'interpretazione, sulla deontologia, sul diritto, prima di essere chiamati ad assumere il ruolo così impegnativo ed essenziale di interpretare in un'aula di tribunale, dovrebbe essere il minimo richiesto per far sì che la procedura si svolga in modo corretto e che il giudice, il procuratore e gli avvocati abbiano la convinzione di potersi fidare. E il problema, da tecnico,
si fa qui anche deontologico, perché la persona che viene chiamata a questa delicata funzione di interprete, qualunque siano le condizioni alle quali si svolge o le quali la svolge, deve avere comunque la piena consapevolezza di agire quale operatore di giustizia, nel rispetto quindi dei valori di imparzialità e indipendenza che sono alla base di questo magistero. A livello internazionale, un'altra grande sfida attende oggi questi interpreti qualificati o quegli interpreti qualificati e competenti che saranno coinvolti nelle procedure coordinate dal procuratore europeo, che è un nuovo organo dell'Unione Europea, in gergo chiamato EPPO, competente a svolgere indagini ed esercitare l'azione penale nei confronti degli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Certo, siamo molto lontani dal contesto drammatico dell'immediato dopoguerra e dagli orrori che hanno portato al processo di Norimberga. Oggi, all'ordine del giorno dell'attività del procuratore europeo e poi dei giudici nazionali che dovranno caso per caso statuire sul merito, troviamo infatti la lotta alle frodi al bilancio dell'Unione. L'attenzione si sposta quindi, e permettetemi di dire per fortuna, da un'accusa in materia di crimini contro l'umanità ad una che riguarda persone, cosche e clan che, avvalendosi delle fondamentali libertà europee di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, attuano complessi disegni criminali di infrode e a danno degli interessi finanziari dell'Unione. La responsabilità delle decisioni finali spetterà anche in questo caso ai magistrati competenti, ma è certo che una parte non indifferente della riuscita dei procedimenti dipenderà da una nuova generazione di interpreti ai quali siamo sin d'ora riconoscenti. Grazie della vostra attenzione. Grazie Daniela per questo spaccato sul passato, sul presente, ma anche futuro. Quindi staremo a vedere l'evoluzione ulteriore. Sì, ho finito. Bene. Tanto dico, rimani qui. Sì. Diamo l'ultima, la parola alla professoressa Caterina Falbo adesso, collaboratrice del Rettore per la terza missione e divulgazione scientifica. È acceso? Sì. Intanto grazie a tutte e a tutti di essere intervenuti questo pomeriggio in occasione di questa inaugurazione della mostra sugli interpreti di Norimberga. È difficile prendere la parola anche solo per portare un saluto istituzionale. Dopo tutti questi interventi e dopo tutto ciò che è stato detto sul processo, sul lavoro degli interpreti a Norimberga. Tuttavia lo faccio con molto piacere per due motivi fondamentalmente. Il primo motivo è perché desidero anch'io ringraziare personalmente a nome dell'Università tutti coloro che hanno contribuito. La lista è lunga, perdonatemi, ma penso che in queste occasioni ripetere per ringraziare sia una cosa dovuta e assolutamente necessaria. Intanto ringrazio la dottoressa Ricchetti che ha collaborato e deciso di ospitare la mostra e anche buona parte del ciclo di conversazioni che si terranno nei prossimi due mesi. Ringrazio il dottor Salonicchio per la sua presenza ci onora e sono veramente felice che lei sia qui oggi con noi. Ringrazio
prima di tutto, di solito lo si fa alla fine, ma lo voglio fare subito, le nostre interpreti che stanno permettendo a molte persone collegate da remoto, prima dell'inizio mi dicono che erano almeno 60 persone, forse sono aumentate nel frattempo, Sara Cuminetti e Fulvia Tassini, che stanno traducendo appunto verso l'inglese. Ringrazio ovviamente tutte le colleghe, i colleghi e la direttrice, il direttore dei due dipartimenti che insieme al dipartimento USLIT hanno voluto collaborare per l'organizzazione della mostra, ma soprattutto del ciclo di conferenze. Grazie davvero. Questo è una delle rare occasioni, direi, dove alcuni dipartimenti dell'università decidono di lavorare insieme per il raggiungimento di un obiettivo. Spero che nel tempo questa pratica possa crescere, ecco, e magari veder coinvolti anche più di 3 dipartimenti. Ringrazio ovviamente il settore Servizi alla Ricerca e Terza Missione, in modo particolare l'ufficio supporto alla divulgazione scientifica nella persona della dottoressa Francesca Tosoni e di tutti i collaboratori dell'ufficio. E ringrazio ovviamente i nostri collaboratori esterni, The Office e Divulgando, collaboratori preziosi a cui dobbiamo anche la riuscita di questo evento. Ringrazio ovviamente i coorganizzatori, Associazione di Interpreti di Conferenza della Slovenia, della Germania e AIC Italia. Ringrazio anche i tecnici che ci stanno permettendo effettivamente di dialogare tra noi, dialogare con chi è collegato a distanza. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e un ringraziamento speciale alle nostre studentesse e ai nostri studenti. Hanno collaborato nella traduzione, collaboreranno nella interpretazione simultanea durante alcuni incontri, hanno preparato le visite guidate che terranno anche per le scuole. Ci sono dati tanto da fare e questa collaborazione fattiva tra docenti, studenti e anche altre diciamo parti dell'università non può che renderci felici, perché questa è la terza missione, una collaborazione per poter portare quello che si elabora, che si fa all'interno della università alla società, un voler essere utili, un voler in questo caso condividere una conoscenza, un sapere, ma anche ricevere spunti da chi assisterà, da chi è presente, forse sarà presente nei prossimi incontri. E questo era il primo motivo per cui sono veramente felice di poter prendere la parola. Il secondo motivo è questo, dire proprio due parole sul lavoro degli interpreti a Norimberga. Molte persone che mi hanno preceduto hanno sottolineato gli aspetti tecnici, gli aspetti professionali e in parte, soprattutto Stefano Marrone, gli aspetti anche prettamente umani, il carico emotivo che queste persone hanno dovuto sopportare e hanno dovuto gestire. Una cosa che mi ha colpito tantissimo nella lettura del libro di Francesca Gaiba, dove con molta, molta meticolosità viene ricostruita sia tutto il processo di selezione degli interpreti, sia il lavoro quotidiano degli interpreti, è il fatto che in alcune occasioni, di fronte a certe immagini, a certi filmati che venivano mostrati e che facevano vedere che cosa era successo nei campi di concentramento, nei campi di sterminio, di fronte a certe testimonianze, alcuni degli interpreti al lavoro si bloccassero e non riuscissero a tradurre.
Anche per questo motivo c'era sempre la squadra di riserva pronta ad intervenire. Questo mi ha colpito tantissimo, perché pensare ad un professionista della parola che semplicemente non ce la fa, non regge, mi ha fatto pensare tanto. E mi sono detta, possiamo interpretarlo, pensarlo come una mancanza di professionalità, seppur passeggera? No, mi sono detta, non può essere una mancanza di professionalità. È semplicemente forse il cedere alla propria umanità di fronte al racconto, di fronte alle immagini dell'orrore, semplicemente dell'orrore, di un'umanità martoriata. E questo restare muti mi ha fatto dire, forse avevano quasi ragione loro, perché talvolta ho l'impressione che non ci siano parole per esprimere il dolore, l'orrore e quello che è successo in quel periodo storico. Credo che abbiamo, e io lo sto facendo perché ci credo profondamente, il dovere, dobbiamo avere la volontà di ricordare tutto questo, anche attraverso le vite, il lavoro degli interpreti che hanno operato durante il processo di Norimberga e non solo. E mi pare ancora più importante farlo proprio alla vigilia della giornata della memoria. Ecco, l'Università di Trieste ha fatto suo questo progetto, lo ha portato avanti proprio perché vuole, come ha detto il magnifico rettore, testimoniare ancora una volta, sottolineare i valori che stanno alla base dell'università e vuole condividere con la società, con i cittadini, vuole avere stimoli da parte della società, della cittadinanza, per una riflessione maggiore, per un dialogo sempre aperto. Ecco perché qui oggi c'è l'università, ecco perché qui oggi avete sentito parlare anche di terza missione, che è semplicemente, detto in parole un pochettino più comprensibili, l'impegno pubblico e sociale dell'università, perché per questo esiste l'università e lo fa ovviamente anche attraverso la formazione e attraverso la ricerca. Vi ringrazio ancora e grazie per avermi dato la parola. L'ultimo ringraziamento ovviamente ai colleghi, ultimo ma non ultimo per importanza, alla collega Alessandra Riccardi e al collega Gianluca Pontrandolfo, che sono stati veramente le braccia e le menti di tutta questa organizzazione. Grazie davvero. Va bene, e niente, non ci resta che augurarvi una buona visione. Purtroppo c'è da dire che la biblioteca chiude, giusto, mi fanno cenno anche là, quindi se qualcuno di voi non ha potuto vedere appunto la mostra prima, lo deve fare un altro momento, perché alle 18 dobbiamo già... 18 e 15, ok. Sì, quindi buona visione, grazie a tutti, grazie per essere venuti qui. Sì, io volevo ringraziare ancora, se c'è, la collega della sezione di sloveno, Karin Merz, per il lavoro che ha fatto anche lei in occasione, eccola lì, sì, per il lavoro che ha fatto, per la traduzione che ha fatto del programma, insomma per l'aiuto che ci ha dato nell'organizzazione. E un grazie particolare al tecnico Nicola Valdevit, che ci ha seguito in tanti momenti e che oggi appunto vogliamo ringraziare espressamente.